Londra è certamente una strana città. Da sempre la capitale inglese attira una categoria particolare di individui, i rivoluzionari. Per tutti gli spiriti ribelli e sovversivi, Londra è un rifugio e un campo di giochi. La musica ne è un esempio, con il rock degli anni 60 e il punk degli anni 70. Ma anche nella letteratura, Londra si è imposta e da molto tempo come una delle capitali della controcultura. Oggi, quattro scrittori incarnano perfettamente questo spirito indomabile. Martin Amis, Rachel Cusk, Will Self e Adam Turwell. Sono autori di piccoli gioielli che scherniscono allegramente il politicamente corretto, il conformismo morale, la solitudine spirituale e sessuale, il rifiuto, le diseguaglianze e tutto ciò che la società in questo inizio di XXI secolo rifiuta di guardare e che Londra invece ostenta in ogni forma. Per questi scrittori definiti volutamente provocatori, mentre sono semplicemente comici o crudeli, il romanzo è prima di tutto lo specchio dell'esistenza. Martin Amis si è forgiato la reputazione di enfant terrible e di provocatore della letteratura britannica, con pagine che graffiano come carta vetrata. Buongiorno, Martin. François. Come sta? Molto bene, a lei? Bene, grazie. Benvenuto a Londra. I suoi romanzi esplorano tutte le forme di patologia interiore, ma anche tutte le disfunzioni sociali. Sono quasi tutti ambientati qui, a Londra. Le virtù non mi interessano affatto, tantomeno quelle della classe media. Mi interessano i vizi e gli eccessi della società. Sono sicuramente il solo romanziere in Inghilterra che non si è mai occupato della classe media. Scrivo dell'alta società. Uno dei miei personaggi è il re d'Inghilterra Enrico IX. E poi scrivo di ogni specie di criminale. Non amo le vie di mezzo. Il complesso dei suoi romanzi forma una commedia umana piuttosto cupa. Può darci il ritratto dell'eroe di Martin Amis, o piuttosto del suo anti-eroe? Non so lei, ma io sono molto rispettoso della legge e sono di umore costante. Non perdo mai la calma. Ma amo creare personaggi che sono tutto l'opposto, che infrangono le regole e la legge, che sono temerari e imprevedibili. Tutto quello che io non sono. E amo creare figure maschili mostruose. Non so dire perché, ma quando leggiamo un romanzo ci sentiamo irresistibilmente attratti da personaggi che non apprezzeremmo mai nella vita reale. È come quando andiamo allo zoo. Non vogliamo certo vedere degli innocui coniglietti, ma alligatori e tigri. Il romanzo è il luogo giusto per studiare questi personaggi mostruosi, perché la copertina del libro agisce come le sbarre della gabbia. Si può ammirare tutta la ferocia, la crudeltà di quelle belve. Ma se non ci fossero le sbarre, il nostro entusiasmo svanirebbe e moriremmo di paura. Credo che sia la stessa cosa quando leggiamo. Martin Amis si è fatto conoscere nel 1973 con The Rachel Papers, dipinto della giovane generazione d'oro britannica, che gli ha subito attirato gli anatemi dei ben pensanti. La gioventù decadente, i giochi erotici, le orgie e la droga, il mondo dei privilegi e il cinismo dei benestanti. È il mondo descritto dai romanzi di Martin Amis. Niente a che vedere con la penna accademica di suo padre, anche lui scrittore, Kingsley Amis, con il quale ha avuto rapporti spesso burrascosi. Attraverso il romanzo, Martin denuncia la decadenza della morale, la corruzione in ogni suo aspetto, sia tra i teppisti dei bassi fondi che nell'alta società falsamente virtuosa. Il tutto sullo sfondo di un'Inghilterra satura di pornografia, di devianze sessuali e di permissivismo. È l'Inghilterra del dio denaro, dei profitti a oltranza, del capitalismo selvaggio.
Questo ritratto al vetriolo gli ha portato non poche critiche qui a Londra, città che infine ha lasciato per stabilirsi a New York. È stato accolto a volte in modo ostile dai suoi compatrioti. Perché? E come reagisce a tali attacchi? È vero che credono di potermi trattare con volgarità. Lo fanno con me più che con qualunque altro scrittore. Vorrei credere che sia dovuto al lato aggressivo del mio lavoro, ma non è così. Penso che dipenda da mio padre. All'inizio c'era indulgenza nei miei confronti per il fatto di avere un padre scrittore. Molti dicevano: deve essere difficile uscire dall'ombra di suo padre. Poi, a metà della vita adulta, l'eredità è diventata una macchia, una sfida, una nota negativa. Non apprezzano più, non tollerano più la ricchezza o altri privilegi e ogni eredità diventa sospetta. Quindi io qui non mi sento più completamente legittimato, mentre altrove non è così. Ma ha scritto Esperienza, e in particolare lo splendido brano finale in cui rende omaggio a suo padre dopo la morte. Questo ha cambiato il suo modo di pensare? Sì, per una settimana. E poi è ricominciato. Le critiche erano molto buone, come ha detto lei. Ma ora è diventata un'abitudine attaccarmi. Siamo ormai al limite dell'ostilità aperta. Non è per questo che ho lasciato il paese, ma è inevitabile notare che in America c'è molto meno risentimento verso gli scrittori di successo. Penso che sia dovuto al fatto che l'America è ancora un paese giovane e quando era ancora in gestazione, alla fine del XVIII secolo e nel XIX secolo, tutti capivano, a livello inconscio, che gli scrittori avrebbero contribuito a dare una definizione dell'America. Ma qui abbiamo un bagaglio più pesante, è la patria di Shakespeare e non vogliono che si dica loro chi sono davvero. Credono di saperlo già. Questo è l'edificio che ha ispirato territori londinesi? Sì. È la Trellick Tower, un bel esempio di brutalità. Perché ha scelto questa torre? A volte l'ispirazione arriva improvvisa e non c'è bisogno di riflettere. L'ho vista e basta. L'ha vista e ha detto: ecco dove vive l'assassino. Sì, Kit abita qui. E si può immaginare un pastore tedesco che fa avanti e indietro tutto il giorno su uno di quei balconi. Per lei in cosa consiste una buona giornata di scrittura? Quante pagine? Quante ore? Conto le ore, non le pagine. Mi regolo come se fossi al lavoro in ufficio, anche se leggo o faccio altro. Ho imparato che è inutile insistere. Quando qualcosa ti disturba in ciò che stai scrivendo, in quel caso è meglio fermarsi e lasciare che i pensieri si sedimentino e che l'inconscio metta a posto le cose. E l'ispirazione? Ci crede? Credo in quel momento speciale in cui arriva un'idea, una situazione, un personaggio e tutto succede in modo bizzarro. Hai come un brivido e pensi: questo può diventare un romanzo o un racconto.
Poi cominci a pensare come quell'ispirazione può diventare un'opera letteraria. Ti siedi e, molto misteriosamente, le pagine iniziano ad accumularsi. Ed è allora che hai l'impressione che il romanzo era già lì ad aspettarti. Due grandi romanzi londinesi segnano l'opera di Martin Amis a distanza di quasi 20 anni. Territori londinesi e Lionel Asbo, Stato dell'Inghilterra. In Territori londinesi, Martin Amis dipinge il ritratto spietato di una città soffocata dagli ingorghi e dalla confusione e segnata dalla desolazione urbana. È proprio da questa torre che i suoi personaggi contemplano una capitale in disfacimento. Londra appare come una città miraggio, irrespirabile, che attende la prossima nube atomica tra inoperosità e crimini sadici. Ci sediamo qui? Va bene. Sa che vuol dire l'équil du chien? Qualcosa del cane? Sì. Cosa? Testicoli. Davvero? I testicoli del cane. Dog's balls, in inglese. Fa molto Martin Amis. Potrebbe essere un tipico luogo dei suoi romanzi. Forse, ma è francese, quindi è insolito. È in questo quartiere che si svolge la storia di Territori londinesi. Come è nato il romanzo? È iniziato, come capita spesso per i lunghi romanzi, con un racconto breve. A volte parti con l'idea di fare un racconto breve, giusto per non essere sotto pressione, perché iniziare un romanzo lungo è un'impresa, e poi cresce progressivamente. Ho preso in prestito lo spunto iniziale da D.H. Lawrence, che ha scritto: esistono alcune donne che vogliono essere assassinate. C'è un bel libro molto breve di Muriel's Park, che è dedicato esattamente allo stesso tema. E lei è molto più esplicita, perché la protagonista indica all'assassino dove pugnalarla e gli dice: puoi fare l'amore col mio cadavere quando sarò morta. Territori londinesi ha incontrato molti problemi con le femministe a causa di quest'idea di una donna che provoca il proprio assassinio. Il libro di Muriel Spark è molto più violento del mio, ma non l'hanno attaccata perché è una donna. Questo prova semplicemente che certe critiche non hanno niente di letterario, ma sono obiezioni di genere o sociopolitiche, non letterarie. Esiste un legame tra Territori londinesi, scritto alla fine degli anni 90, e Lionel Asbo, Stato dell'Inghilterra, scritto alla fine del primo decennio del XXI secolo? Due grandi romanzi su Londra. Va detto che ogni mio romanzo su Londra avrà tante cose in comune con altri miei romanzi sulla città. Ma con Lionel Asbo viriamo più verso il fantastico. Il posto, il quartiere dove abita, è completamente inventato. E già nel nome, Diston, si allude chiaramente a una distopia, che è il contrario di un'utopia. Nelle prime bozze lo scrivevo con la Y, ma mi sono detto che era troppo letterario per la mia Diston. Doveva essere un concentrato di tutto il peggio che c'è in Inghilterra, sotto certi aspetti. E quindi famiglie disfunzionali, niente legge. Per esempio, non c'è polizia e neanche vigili, perché sarebbero subito linciati in quel quartiere. C'è poi la brutalità, il lato volgare, rappresentato da Lionel, e la piccola delinquenza, i pitbull che vagano liberi. Ma è un romanzo più fantastico, non è realista come Territori londinesi.
Perché il sottotitolo Stato dell'Inghilterra? Perché molti libri hanno un riferimento allo Stato dell'Inghilterra nel titolo, ma sono l'esatto opposto di Lionel Hasbro. Opere molto serie, scritte da uomini politici, universitari, burocrati, che dibattevano sulla salute delle istituzioni, del sistema sanitario, della scuola. Il mio libro non è così, ma accende comunque una luce strana e anomala sulla società inglese. Mia figlia, che all'epoca aveva 12 anni, ha esclamato «Basta!» ed era un grido che le veniva dal cuore. «Basta con questo sottotitolo, papà, per l'amor del cielo!» Non so perché abbia scatenato tanto rifiuto in lei, ma in qualche modo aveva ragione. Quando le persone qui leggono lo Stato dell'Inghilterra, diventano subito attente e guardinghe. È provocatorio dare un simile titolo. Lasciamo Notting Hill per un altro quartiere di Londra, a prima vista più tranquillo. È qui che si è stabilita Rachel Cusk, senza dubbio una delle più brillanti giovani scrittrici inglesi degli ultimi anni. Tre romanzi sono bastati a farne un'icona: In the Fold, Le variazioni Bradshaw e soprattutto l'eccezionale Arlington Park. Rachel Cusk scuote e rompe i tabù. Il suo principale tema è l'alienazione coniugale, i vicoli ciechi del desiderio e del piacere. Mette in scena donne insoddisfatte, spesso frustrate e bloccate nel doppio ruolo di madri e mogli. Abitano in tranquille periferie residenziali che offrono molte sicurezze, ma che danno l'impressione ai residenti di essere ai margini, fuori dai giochi. Con Arlington Park, Rachel Cusk costruisce una piccola bomba a orologeria. La storia si svolge all'estremo opposto della città, in un sobborgo chic simile a questo. È la confessione di quattro donne, quattro eroine dei tempi moderni, prigioniere nel recinto coniugale che hanno contribuito a forgiare. In Arlington Park, Juliet dice a un tratto: «Tutti gli uomini sono assassini». E un'altra protagonista del romanzo aggiunge che il matrimonio è l'altro nome dell'odio. Può spiegarmi il senso di queste affermazioni? Il personaggio di Juliet nella storia rappresenta l'estranea ed è l'anello di congiunzione tra questo mondo conservatore e repressivo che descrivo nel romanzo e gli interrogativi dello scrittore, del lettore, del testimone. L'ho utilizzata come una portavoce per farle dire cose che anche gli altri pensano, ma non direbbero mai. Una cosa che mi ha veramente interessato quando osservavo la vita a questo livello è questa evidente negazione, questa repressione della propria verità interiore per conformarsi esteriormente a una certa norma. Non è una novità, sappiamo che c'è. Nella vita di coppia si perde necessariamente la propria personalità. Di recente ho riflettuto molto su questo tema. Nel mio libro Aftermath ho tentato di trattare questo argomento da angolature diverse. Che cos'è l'intimità, la solitudine morale, spirituale, emotiva e tutto il resto? Ciò che ho tentato di dire in questo libro è che pensiamo tutti di vivere liberamente, in funzione delle nostre scelte, in tutti i modi possibili. E tuttavia mi sono resa conto che non abbiamo possibilità di scelta. Noi viviamo così perché ce lo impongono, perché tutto ci spinge in una certa direzione. E se ci si allontana da questo, si rimane esclusi da tutto, quindi
Sì, bisogna abbandonare la propria individualità, perché non è possibile vivere secondo le imposizioni e restare un individuo libero. E che cos'è un individuo se non può essere libero? Per lei, dov'è la libertà? La libertà di essere una donna, di vivere allo stesso tempo la propria vita e quella di coppia. Credo che per una donna, in particolare, è molto pericoloso riflettere sulla libertà. Per andare oltre questa alienazione che è descritta in Arlington Park ed essere più libera, la donna dovrebbe essere sovrumana. Ci vorrebbero 3 o 4 donne allo stesso tempo, in un solo corpo, per coprire ogni ruolo. Se vuole avere dei figli, se vuole lavorare, se si vuole esprimere in un altro modo, se vuole riflettere, deve avere molte personalità diverse. E di nuovo è inutile riflettere sulla libertà. È più utile pensare al lavoro, al successo personale e tentare di essere tutte queste donne allo stesso tempo. Non so dire che cosa vi sia al di là di questo. Non so cosa sia la vera felicità per una donna. Non lo so. Il suo primo libro parla del matrimonio e non è stato ancora pubblicato all'estero, ma ha suscitato scandalo qui. Perché? Perché gli inglesi sono prigionieri di una società dove si ha la tendenza a soffocare tutto. Allo stesso tempo è un'oppressione molto dinamica e attiva. Per loro conta solo la realtà concreta. Non c'è analisi, non c'è coscienza. Allora, se tutto è reale, anche quello che scrivi è reale. Quindi, se si mettono in discussione certi casi di rifiuto, di repressione, come ho fatto io nel mio romanzo, perché mi interessava farlo, allora la reazione dell'opinione pubblica non parte da un'analisi intellettuale, ma tratta quello che hai scritto come un dato reale. Alcune persone si indignano in un modo che risulta incomprensibile a molti e che è difficile capire anche per me, ma sto imparando a conoscerlo. Rachel Kusk ha un'abilità senza pari nel mettere a nudo le esistenze macchinose, la quotidianità piena di rinunce, i rituali noiosi delle coppie che vivono in una città fatta di tante periferie sovrapposte. Le sue commedie agrodolci puntano sui limiti e addirittura sulle regressioni delle lotte femministe. Con un infinito pudore, molto coraggio e soprattutto un immenso talento, osa descrivere l'arretramento delle donne della classe media di fronte alle conquiste del passato. Rachel Kusk si è attirata le ire e le reprimende, spesso molto violente, di donne che non vogliono vedere ciò che lei si limita a denunciare. In Aftermath, romanzo parzialmente autobiografico, racconta il divorzio di una scrittrice, madre di 2 figli, dopo 10 anni di convivenza, e cosa si diventa quando si è, per usare le sue parole, colonizzati da questa frattura. Ancora una volta le reazioni sono terribili. Mia madre mi ripete continuamente che dovrei scrivere dei libri diversi, perché vorrebbe che le mie storie parlassero di felicità. Lei mi conosce molto bene e sa che la scrittura è il riflesso esatto di tutto ciò che mi riguarda personalmente. Pensa che se avessi un atteggiamento più positivo tutto andrebbe meglio, ma io so che non è proprio così. È piuttosto legato molto a ciò che dicevo prima, alle verità di cui parlo nei miei libri. Se quello che scrivo è la verità, allora la società è una forma di suicidio, un'istigazione ad immolarsi. E quando denunci questa condizione,
Sei allo stesso tempo riconosciuta e distrutta. Alla fine ti ritrovi calpestata, ma forse riesci a produrre un minimo cambiamento. È una magra consolazione per me, dovendo far fronte a tutto questo odio e questa rabbia. È difficile. Davvero? Sì. Non ho più scritto una parola da 2 anni. Non ho scritto niente, perché sto ancora smaltendo gli effetti dell'impressionante ondata di odio suscitata dal mio ultimo libro. Non ho finito di digerirlo. Quando lo avrò fatto, forse scriverò altro. Sì, è difficile da gestire. Non può smettere di scrivere. Se si arrende, hanno vinto loro. Vincono comunque. Non so se riuscirò a tornare a scrivere, perché ritengo che la scrittura, affinché abbia un valore effettivo, deve sempre avere un legame autentico con l'esperienza. Mi chiedo se la mia vita, in particolare a causa di tutto questo odio, non sia divenuta troppo diversa da quella degli altri. Forse oggi non mi riconosco a sufficienza nella gente di cui dovrei scrivere da poterne rappresentare il punto di vista. La letteratura deve disturbare, inquietare, raccontare ciò che è sotto i nostri occhi. Dobbiamo augurarci che Rachel Cusk riprenda la penna, perché ha davvero la stoffa della grande scrittrice. Londra si offre a chi accetta di misurarla a grandi passi. Bisogna camminare, andare ovunque e marciare a lungo, sempre e comunque. Camminare come Will Self, scrittore che ha abolito il cattivo gusto e che trae un astuto piacere dal terremotare i codici troppo convenzionali della letteratura. Will Self mi dà appuntamento all'ultimo piano di un museo, il Tate Modern, che offre uno dei panorami più spettacolari della città. È anche una vera metafora della sua opera. Ovviamente è venuto a piedi dal suo quartiere, Stockwell, nel sud di Londra, concedendosi un'ora di cammino attraverso la città che ha descritto così bene nei suoi romanzi. Da dove nasce questa attitudine ad andare a piedi? Ha scritto un libro che si intitola Walking to Hollywood, ma lei è il viandante di Londra. Mio padre lo faceva. È un tratto di famiglia. Siamo tutti grandi camminatori. Avevo l'abitudine di camminare con lui quando ero bambino. E poi, quando i miei genitori hanno divorziato, ogni volta che lo vedevo, camminavamo insieme. E mi piaceva. Era interessato alle modalità di sviluppo urbano da un punto di vista accademico. Ho sempre fatto questo. Ho sempre camminato. Forse meno alla fine dell'adolescenza, intorno ai 20 anni. E lo stesso quando sono arrivato ai 30 ed ero preso da altro. Ero diventato più pigro, ma verso i 40 ho ripreso a camminare molto ed è diventata quasi una fissazione. Mentre scrivevo Walking to Hollywood, ne ero ossessionato, ma nel senso peggiore. E da allora sono un po' migliorato. Prima ero intransigente, al punto che non potevo più salire in auto, e questo cominciava ad avere serie ripercussioni sulla mia vita sociale. Cosa lega il cammino alla scrittura? Mi considero un discepolo di Guy Debord e dei situazionisti francesi. Il modo in cui viviamo nelle città moderne
è definito da imperativi capitalisti. Noi ci spostiamo in senso rettilineo perché questi percorsi ci fanno guadagnare tempo e quindi denaro. Ma questo ci impedisce di vivere la città. Anche prima di Guy Debord, se pensiamo ai surrealisti e ai viaggiatori del XIX secolo come Baudelaire, loro avevano già capito che la tecnologia regola i sistemi di trasporto, annientando progressivamente la nostra autonomia di movimento. Così perdiamo la nostra capacità di far parte della città, perché la vita moderna ci impedisce di toccarla, di sentirla, di poterla sperimentare correttamente. Per Debord e i situazionisti, il cammino è un aspetto essenziale della comprensione della città al di fuori di queste costrizioni. Ed è anche ciò a cui credo fortemente. Qual è la differenza tra essere uno scrittore inglese e uno scrittore londinese? Perché lei si definisce appunto londinese. Vedo una crescente differenza fra Londra e il resto del paese. L'Inghilterra oggi è sempre più povera, con una disoccupazione drammatica. In alcune zone del nord-est ci sono famiglie disoccupate da 3 generazioni dopo il declino industriale iniziato sotto la Thatcher. L'Inghilterra è ancora in recessione dopo il crollo finanziario del 2007-2008. Ma a Londra questa crisi è stata assorbita nel giro di poche settimane. Anche dopo i grandi crolli finanziari, nella City hanno continuato ad affluire i soldi dell'estremo oriente ed oggi è piena di imprenditori cinesi che acquistano immobili, così come gli oligarchi russi, ma questa non è l'Inghilterra. Londra è ormai un'assoluta mescolanza di culture ed etnie, mentre non si può dire lo stesso di tutta l'Inghilterra. Ci sono degli editorialisti molto seri a Londra che hanno suggerito che la città dovrebbe separarsi dal Regno Unito perché non ha più niente in comune con il resto dell'Inghilterra. È eccessivo, ci sono evidentemente delle affinità, ma è un sentimento diffuso. Infatti, quando si arriva qui, si prova come un senso di straniamento. È come se oggi Londra, Parigi, magari Francoforte e sicuramente New York e Los Angeles formassero tutte insieme questa specie di megalopoli occidentale. E poi ci sono gruppi di persone per cui Londra è più vicina a Lagos o a Pechino, ma non si troverebbero mai a loro agio nel Surrey o in Essex. Posti che non significano assolutamente niente per loro. È uno dei motivi per cui faccio questo. E vado a piedi anche fuori dalla città, perché il mio interesse è percepire un luogo come un paesaggio reale. Quindi non attraverso la geografia umana, ma quella fisica, per legare fisicamente le cose fra di loro. In Inghilterra, Will Self ha un'immagine sulfurea. Ha un passato di tossicomane e le droghe lo hanno portato in fondo all'abisso, da cui è uscito per mostrarci le derive della nostra epoca. È considerato dai ben pensanti un perverso immorale, soprattutto dopo My Idea of Fun, romanzo trash che propone decapitazioni di senza tetto nella metropolitana, ma è stato accolto con favore da Doris Lessing, Salman Rushdie, J.G. Ballard e lo stesso Martin Amis. Tutti vedono in lui uno scrittore notevole, dallo stile particolarmente graffiante e dalla prosa elettrica. Will Self mette il suo humor, molto noir, al servizio di una caricatura allucinata della società britannica, con uno stile clownesco e sregolato. Grandi scimmie è un tuffo delirante in un mondo dove i nostri schemi morali crollano come castelli di carte, per far posto a universi paralleli, al limite del fantastico. Ha trasposto il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde nella comunità omosessuale degli anni Ottanta, tra AIDS e rave party. Ma il suo grande romanzo su Londra è The Book of Dave. Il protagonista Dave è un tassista che percorre la città, riversando il suo odio contro l'umanità intera. Neri, ebrei, turisti, capitalisti e così via. Il dramma è che Dave mette su carta tutte queste farneticazioni razziste e misogine e le sotterra in giardino, dove saranno ritrovate 5 secoli dopo, in un'Inghilterra devastata dal diluvio. Il libro di Dave, riemerso dalla terra,
diventerà la Bibbia dei sopravvissuti. Immaginate con quali risultati. Come scrive? Come affronta la scrittura e fa nascere uno dei romanzi deviati di Will Self? Io ho tanti libri che aspettano di essere scritti. Sono come dei bambini che aspettano di nascere. E immagino questi bambini non ancora nati che fluttuano attorno a me quando cammino in città. Cammino e gradualmente riunisco le idee che prenderanno poi forma concreta nei miei libri. Così inizio a concepire il modo in cui i miei personaggi parleranno, l'aspetto peculiare che avranno. A un certo punto sento di essere pronto a mettere in cantiere il libro. Con l'arrivo della banda larga nel 2004 ho smesso di usare il computer. Ora lavoro su una macchina da scrivere. Perché ho subito capito che la banda larga è in totale contraddizione non solo con ciò che faccio come scrittore, ma anche con il libro stesso. Scrivere su un computer collegato a internet è come tentare di rimanere in buona salute iniettandosi il virus dell'AIDS. Non possiamo preservare la chiarezza o il silenzio che sono necessari alla scrittura. Quindi scrivo a macchina. Butto giù una bozza ogni mattina. Di solito appena due pagine, circa 900 parole. E proseguo finché ottengo una prima versione, o almeno i due terzi di una prima versione. Poi comincio a riscrivere l'inizio, continuando fino alla fine. Amo fare così, perché rende il testo più serrato. Allora, da dove viene il suo universo così folle e sregolato che sembra frutto di un'allucinazione? Da dove viene? So che ha parlato con Martin Amis. Un giorno lui ha detto: penso che alcuni scrittori si ritrovino nella definizione di Stendhal. Il romanzo li interessa come specchio della vita. Suppongo di avere questo in comune con Martin. Abbiamo una specie di sguardo estraneo sul mondo. Ci svegliamo la mattina dicendo: ma perché le persone camminano su quella strana costruzione sopra il fiume? Perché salgono e scendono? Perché si spostano dentro quelle scatole con le ruote? C'è una riscoperta quotidiana del mondo che sembra rinnovarsi per noi. Abbiamo questo slancio che ci spinge a ispezionarlo e a creare universi alternativi che illuminano la nostra estraneità a questo mondo. Oppure la rivelano e la rafforzano. La mia narrativa si basa sulla coerenza. Credo che la verità di questo mondo risieda nella coerenza delle cose. Non possiamo scrivere in un libro cose che corrispondono ad elementi già presenti nel mondo reale, supponendo che entrambe le versioni siano vere. Questa idea è ridicola. E infatti gli inglesi vi credono fermamente. Non si può neanche fondare una teoria su un libro che sia sotto forma di racconto, oppure no, e pensare che questa teoria rifletta una struttura profonda del mondo, come credono i francesi. Non mi riconosco in queste affermazioni. Penso che la narrativa sia fuori dal mondo, e ciò che intendiamo per verità è unicamente il filo che tiene insieme il tutto e lo fa funzionare. Quello che perseguo sempre nella mia narrativa è la coerenza. Poco importa se creo un mondo parzialmente fantastico, basta che sia coerente e che dica qualcosa. Perché utilizza spesso il grottesco per far emergere questa coerenza? Non trovo che la mia narrativa sia grottesca. Si limita a rispecchiare il mondo.
Trovo invece che la narrativa degli altri sia assurda. La narrativa convenzionale è limitata dalla concezione occidentale del corpo, per cui non facciamo i bisogni o non ci baciamo se non nelle ore previste e nei luoghi appropriati. È molto legata alla visione giudaico-cristiana del mondo, soprattutto quella cristiana, dove il corpo è considerato estraneo, vile, meschino e va lasciato in basso, mentre le nostre anime sono come angeli radiosi che fluttuano sull'ombra in vesti bianche, pizzicando le corde dell'arpa e che non si abbandonano a queste sconcezze. La mia narrativa non è grottesca, è quella degli altri, che è ridicola. Ma se la parola grottesco non è corretta, che ne dice allora di satira? Lei fa della satira? Penso che vi siano degli elementi satirici. Ho sempre amato il giornalista americano H.L. Mencken, che ha detto: il giornalismo dovrebbe fustigare i benestanti e consolare gli afflitti. Credo che sia quello che dovrebbe fare anche la satira. Darsi un obiettivo utilitaristico, fare in modo che coloro che sono oppressi dalla società in un modo o nell'altro provino sollievo. Ma diffido dell'idea secondo cui la satira può dare potere al popolo. Credo che lasci piuttosto le cose come sono, ma cambia i sentimenti delle persone, suscitando forse delle emozioni. Puoi pensare: vedo questa ingiustizia, vedo queste orribili persone che si arricchiscono, ma non dà alla gente alcun potere, alcuna capacità di opporsi. Infatti la satira non è costruttiva, in un certo senso è distruttiva. Penso che la satira faccia parte di ciò che scrivo, ma che non sia essenziale. In Inghilterra la mia opera è spesso definita satirica, ma è un modo per denigrarla. Qual è per lei il compito dello scrittore? Semplicemente scrivere. Non ho alcuna idea preconcetta degli effetti che produrrà la mia opera. Direi che ogni giorno cerco di pensare al mio ruolo di scrittore e faccio il possibile per sbattere la verità in faccia al potere, ma mi chiedo ogni giorno se sia possibile fare di più, o almeno arrivare a un equilibrio. Ieri ero in un quartiere periferico nel nord di Londra e ho visto un uomo venire verso di me. Tornava dal mercato con la spesa, mi ha riconosciuto e mi ha raccontato che vive senza elettricità da 4 settimane, che non ha soldi. Poi sono tornato al centro di Londra e qui la ricchezza è così vistosa, eccessiva. E allora ti chiedi se puoi fare qualcosa di più per influire su questa situazione. Scrivere è la sola cosa che mi viene in mente, ma non so se potrei fare altro. Lui è Adam Turwell e gli sono bastati 2 romanzi per imporsi come il pittore dei disinganni sessuali. Con Politics e La fuga accarezza contropelo un'epoca ossessionata dal sesso per metterla in ridicolo. La coppia, l'infedeltà, l'intimità, tutto è osservato dalle alcove per mostrarne la natura triviale. Ecco i temi prediletti da questo giovane che ha fatto un ingresso roboante nella letteratura a soli 25 anni. Politics, il suo primo romanzo, tradotto in quasi 20 lingue, gli è valso il seguente elogio sul Times, uno dei romanzi più interessanti e originali degli ultimi 10 anni. Vero. Adam Turwell vive in un quartiere tranquillo, molto borghese e bohemien, Cloudsley Place, nel cuore di Londra. È in una palazzina come queste che immaginiamo le scene torride di Politics, racconto di pietose tribolazioni sentimentali di una giovane coppia nella Londra degli anni 2000. Fino a che punto si sente londinese, uno scrittore londinese? È profondamente radicato in questa città? Quale ruolo svolge l'ambiente nel suo lavoro di scrittore?
Non riesco a immaginare di poter scrivere un romanzo che si svolga altrove. Il posto ha una certa importanza e Londra si è radicata nella mia immaginazione mentre crescevo e sognavo. A volte penso a una storia che si svolga altrove, ma non avrei lo stesso coinvolgimento emotivo. Vuol dire che per scrivere ha bisogno di una carica emotiva? Sì, ed è strano perché mi considero spesso uno scrittore intellettuale. Nel senso che sono interessato alla forma del libro che scrivo, al modo in cui le idee si intrecciano. Penso di essere molto concettuale nel modo in cui lavoro a un libro. Ma allo stesso tempo non riesco ad appassionarmi molto se non scopro che sotto vi è qualcosa di enorme. È una sensazione costante. Ho bisogno del rischio, di un grande rischio per provare interesse. Un rischio davvero terribile. Ad esempio, qualcosa di simile a una confessione. E anche il modo di parlare deve essere diverso da quello utilizzato in una conversazione. Deve esserci una sensazione di vulnerabilità nella lettura e nella scrittura. Solo così ne vale la pena. È questo che intendo per carica emotiva. Ho bisogno di sentire una sfida nella scrittura, di correre un rischio. Londra è interessante e mi appassiona parlarne perché, sebbene mi piaccia credere che il mio lavoro di scrittore sia sufficientemente astratto e che quindi potrei collocare tutti i miei intrecci in qualunque altro contesto, più ci penso, più mi convinco che alcuni miei temi sono inscindibili dalle mie esperienze qui. Il modo in cui immagino il mio romanzo fa veramente parte di ciò che è l'identità, di ciò in cui dobbiamo identificarci. Ad esempio, il riflesso delle mie origini ebraiche è diverso rispetto a quello di un autore newyorkese. Non tratterei così la mia identità ebraica se fossi cresciuto a New York. Per lei, qual è la differenza tra gli ebrei di New York e quelli di Londra? Per gli ebrei di New York, quelli di Londra non sono ebrei. E questa è la differenza. Qui entra in gioco il tema dell'identità e il desiderio di essere britannici ed ebrei, o anche prima britannici e poi ebrei, rispetto alla quasi ortodossia che c'è in America. Ho sempre provato come una resistenza a riconoscere la mia identità. E lo trovo interessante perché sono solo per metà ebreo, dato che mia madre è ebrea, anche se tecnicamente, secondo la legge ebraica, anch'io lo sono. In passato questo mi creava dei contrasti, poiché il mio cognome non è ebraico e io volevo essere riconosciuto come tale quando gli altri pensavano che non lo fossi. Questo pensiero mi interessa molto con questi ribaltamenti e i paradossi che provano la nostra natura complessa. Questo è il posto dove scrive? Sì, ma non scrivo solo qui. Scrivo molto quando sono a letto, sul computer portatile. Ma questo è il mio vero studio. È qui che cerco di essere serio e lavorare bene. È qui che mi impegno. Come fa a lavorare a letto? Sul portatile è rilassante. A letto, come Proust. Esatto, come Proust. Cerco di copiarlo in tutto, è fondamentale. Sono troppo pigro per alzarmi. Nel suo primo romanzo, Politics, Adam Turlwell non parla proprio di politica. Ha scelto questo titolo per prendersi gioco di chi vuole, ad ogni costo, imporre la politica nella letteratura. Invece parla molto di sesso. Politics è una versione clownesca del Kama Sutra. Un nevrotico attore di origine ebraica incontra una problematica figlia di papà. Il problema è che quando i due si ritrovano a letto, tutto fallisce pietosamente a causa del piccolo dettaglio che stona, di una parola di troppo, di una mano fuori posto. Allora fingono.
e continuano ancora e ancora. E quando un'amica propone loro un ménage à trois, tipo Jules e Jim, continuano a giocare stavolta come coppia aperta. Con il suo secondo romanzo, La fuga, Adam Turlwell prosegue la sua esplorazione dei difetti del nostro tempo, un'epoca ossessionata dal sesso, dove la trasgressione si erge a norma. La fuga è un vaudeville indecente e disincantato, nel quale Adam Turlwell descrive le peregrinazioni sessuali di un'ex stella della finanza. I romanzi di Turlwell sono la satira di un'era dove il sesso è diventato una religione e deve essere sempre trionfante, ultraperformante, radioso, dove non è ammesso alcun calo, alcun dubbio, alcun romanticismo. Parliamo dei suoi libri. Politics è uno dei romanzi più strani che ho letto in questi ultimi anni. Com'è nata l'idea? Il punto di partenza era molto teorico. Mi interessava l'idea che, in qualche modo, si potesse scrivere un romanzo fortemente ironico, una sorta di commedia. Poi mi sono detto che quello di cui mi piaceva parlare in un romanzo è quasi sempre il desiderio. Tutti pensano che il desiderio sia naturale e che quindi sia puro, ma in realtà può essere messo in discussione dal fatto che sia o meno corrisposto. È un concetto prustiano. Desideriamo una cosa solo se anche gli altri la desiderano. E poi ho pensato che il ménage à trois poteva essere inteso come il modello in miniatura del romanzo, nella sua forma più semplice. Quindi c'era questo interesse. E poi ho avuto anche un'altra molla che mi ha spinto a iniziare. Mi intrigava l'idea di scrivere queste scene di sesso molto intime. E cercavo di trovare un tono diverso da tutto ciò che avevo letto prima. È per questo che mi interessava esplorare un certo modo di pensare e trovare un modo di scrivere di sesso che non fosse erotico e neanche disgustoso o umiliante, o almeno non volutamente, e dare semplicemente un altro punto di vista, come un primo piano che ci offre un punto di vista diverso da quello consueto. Quindi, quando parlavamo di correre dei rischi, ho subito pensato che questa era una scelta rischiosa. Descrivere i nostri desideri, che immaginiamo tanto grandiosi, e le nostre passioni, che crediamo straordinarie, e mostrare quanto siamo invece comici o semplicemente gretti e strani. Questo mi sembrava trasgressivo e interessante. Direbbe che in realtà la commedia è il miglior mezzo per dare conto della condizione umana? Per me è così. Penso che si possa scrivere solo a partire da una propria nevrosi. In un certo modo bisogna accettarla. C'è una cosa che mi preoccupa. Sono ossessionato dallo stile, dall'idea che ognuno crea uno stile e che allo stesso tempo diventiamo interessanti come scrittori alla sola condizione di rifiutare costantemente il proprio stile, di tentare continuamente di trovare un oggetto che possa abbatterlo o cambiarlo. Poi è vero che finisco sempre per rendermi conto che la commedia è la via che conduce alla verità, ma non so il perché. Vorrei parlare dei punti in comune tra La fuga e Politics, che parlano della sua generazione. Quali sono, ai suoi occhi, i difetti della sua generazione? E come li inquadra nei romanzi? Per generalizzare al massimo, Politics ritrae i problemi privati della mia generazione, mentre La fuga verte più sulla politica, la vita pubblica. E quindi in Politics ciò che mi interessa è l'innocenza, l'utopia. E mi rendo conto che sono i temi sui quali torno spesso, senza volerlo. Quindi in Politics ero interessato a una certa innocenza da cui nasceva uno scenario quasi pornografico. Mi ha divertito mostrare i personaggi in questa specie di ménage à trois che diventa un ideale pornografico, ma al quale sono portati dalla loro immensa buona fede e dolcezza.
Quindi, in modo quasi asessuato, entrano in un mondo di ipersessualità semplicemente con le loro azioni. Direi che l'innocenza è la parola chiave della mia generazione e penso che abbia qualcosa di molto pericoloso, quasi selvaggio. Dove c'è innocenza, c'è anche una morale estrema. E infatti tutta la mia generazione è attraversata da dilemmi. Cose futili, tipo se è giusto acquistare una certa marca di caffè, fino ai problemi globali sul futuro di persone che non abbiamo mai incontrato, ma che potrebbero essere toccate dalle nostre scelte. È una riflessione morale affascinante, ma è anche una forma di isteria. Come se allo stesso tempo si avesse una preoccupazione morale, ma non si volesse cambiare niente della propria vita. Infatti, certi infiniti scrupoli morali nascondono un'assoluta crudeltà. Adam Turwell scrive controcorrente. Il quartiere in cui vive, Islington, era un tempo una periferia sovrappopolata, ma oggi vi si incontrano celebrità, avvocati, bohemien più o meno alla moda, e i vecchi palazzi popolari sono stati trasformati in pub, ristoranti, locali di tendenza o bar. La scenografia ideale per le strambe commedie di Adam Turwell. Che significa per lei essere londinese? Molte cose. È interessante passeggiare qui. È un posto tipicamente londinese e in qualche modo mi sento perfettamente a casa. Londra è un luogo di appetiti. Forse non vale per tutta la Gran Bretagna, ma sicuramente per Londra sì. Ciò può creare profonde disuguaglianze. Ma ci sono posti dove mi sento molto entusiasta, dove posso pensare cose che non sono mai state pensate prima. Dove l'innovazione viaggia in fretta e dove la ricerca della novità è un'ossessione. Londra è tutto questo, è il caos, è il motivo per cui l'amo. Nessuna mente può contenerla e un'intera vita non basterebbe a conoscerla. Amo le sue rughe. Non c'è quartiere londinese che sia perfettamente ordinato. Anche in un posto come questo trovi spazzatura ovunque. Non è pulito. Forse è per questo che Londra emana tanta energia che sembra tracimare dappertutto. Forse mi colpisce in modo particolare perché apprezzo il pensiero formale. Vorrei mettere ordine in tutto. E invece amo il modo in cui Londra mi disorienta. È follia. Londra disorienta. Adam ci lascia questo pensiero. Smonta tutte le certezze, una dopo l'altra. Dietro le facciate apparentemente impeccabili, le piazze, i parchi squadrati, le vie calme e serene, Londra è follia. E la letteratura che nasce qui è una straordinaria macchina di produzione di verità. Uno strumento di piacere e una via per la conoscenza che può nascere e fermentare solo nella più grande follia.